Salve ragazzi e benvenuti al nuovo appuntamento con le lezioni ribaltate di Mr. Boscherini. E per la lezione di oggi noi andremo a vedere nell'ambito della nostra unità sulla geometria nello spazio come si misura, quali unità di misura si usano per il volume, quindi le misure degli spazi. Ma per affrontare bene questo argomento dovremmo fare un paio di passi indietro, cioè andare a tornare all'unità di misura della lunghezza. Voi già sapete dalla prima media, ma da ancora prima, che l'unità di misura fondamentale, l'unità di misura principale della lunghezza è il metro, simbolo M. D'altra parte però abbiamo anche visto come per misurare distanze, lunghezze grandi e piccole, non sempre abbiamo espresso questi numeri usando solo il metro, ma usando quelli che noi chiameremo i multipli e sottomultipli. E per avere questi multipli e sottomultipli abbiamo introdotto delle quantità che noi chiamiamo prefissi, cioè delle lettere che si antepongono alla lettera della nostra unità di misura per farla più grande o più piccola. I prefissi principali, cioè quelli che abbiamo usato già negli anni precedenti e che useremo anche in questa occasione, sono qui elencati. Va da sé che questo non esaurisce l'elenco dei possibili multipli e sottomultipli dei possibili prefissi. Questa lista cresce in questa direzione, quindi va a coprire numeri più grandi e va a coprire numeri più piccoli, però ci limiteremo solo a questi sei. In particolare abbiamo K, ovvero chilo, che significa mille volte, H, ovvero etto, che significa 100 volte, da, ovvero deca, che significa 10 volte. Queste sono tutte le grandezze più grandi di 1, 10, 100, 1000 volte più grandi di 1. E poi andiamo a vedere le frazioni, cioè numeri più piccoli di 1, a partire da D, che sta per deci, ovvero un decimo, ovvero 0,1, C, ovvero centi, ovvero 1 su 100, che significa 0,01, e infine M, e qui chiaramente uno può dire, ma M significa milli o significa metro? Chiaramente questo dovrete capirlo di volta in volta dal contesto, che sono la lunghezza in cui c'è scritto 100 M, ovviamente significherà 100 metri, e una lunghezza scritta 100 mm significa appunto 100 millimetri, come andremo a vedere tra poco. E la cosa importante è che questi prefissi non sono mai da soli, quindi non incontrerete mai K, H, C, eccetera, da soli, ma saranno sempre attaccati a un'altra unità di misura. In particolare adesso andremo a vedere il caso delle lunghezze. Ecco appunto, i principali multipli e sottomultipli del metro qui sono rappresentati in ordine di grandezza decrescente, quindi dal più grande il chilometro al più piccolo il millimetro. I primi tre appunto rappresentano i cosiddetti multipli, M, il metro in questo caso, quindi è l'unità di misura di base, e poi sottomultipli. E voi conoscete già la regola per la conversione da un multiplo a un sottomultiplo, da una grandezza all'altra. Si va sempre a contare il numero di passi che si fa per andare dall'una all'altra, e in particolare se si va dall'unità di misura piccole all'unità di misura grandi, quindi ci si muove da destra verso sinistra, si va sempre a dividere per 10. Viceversa, se parto dall'unità di misura grandi e vado verso l'unità di misura piccole, a ogni passo si dovrà moltiplicare per 10. Ma vediamo subito un esempio. Supponiamo di avere una lunghezza di 300 mm. Io mi domando a quanti decametri corrisponde. Allora, si parte da millimetri. Allora, intanto mi sposto verso l'unità di misura grandi, quindi devo andare a dividere. E andrò a dividere per 10... 1, 2, 3, 4 volte, cioè i miei 300 mm li dovrò dividere per un 1 seguito da 4 0, ovvero per 10.000, e 300 diviso 10.000 fa 0,03
decametri. Vediamo un esempio di conversione nell'altro verso, cioè partendo da un'unità di misura grande, in particolare 15 ettometri, vado a domandarmi quanti centimetri ad essa corrispondono. E quindi in questo caso si conta i nuovi passi, quindi da ettometri, decametri 1, da decametri a metri 2, da metri a decimetri 3, da decimetri a centimetri 4 passi, ho fatto 4 passi. A ogni passo devo moltiplicare per 10, quindi questo 15 lo dovrò moltiplicare per un 1 seguito da 4 0, ovvero di nuovo 10.000. 15 per 10.000 viene 150.000 centimetri. Ora, la conversione tra le unità di misura di lunghezza è abbastanza semplice. Le cose si complicano leggermente quando andiamo a vedere invece l'unità di misura di superficie. Ora è chiaro che se l'unità di misura principale della lunghezza è il metro, l'unità di misura principale della superficie sarà il metro quadrato, o per semplicità chiamata anche solo metro quadro, simbolo m elevato alla seconda. Come abbiamo fatto prima, possiamo elencare i principali multipli e sottomultipli, ovvero il chilometro quadrato, l'ettometro quadrato, il decametro quadrato. Qui abbiamo l'unità di misura di base, cioè il metro quadrato, e poi i sottomultipli principali, ovvero il decimetro quadrato, il centimetro quadrato e il millimetro quadrato. E di nuovo ci poniamo il problema di come convertire da un'unità di misura all'altra. Allora, intuitivamente sappiamo già che per andare da qui in questa direzione dovremmo dividere e per andare dalle unità di misura grandi a quelle piccole dovremmo moltiplicare. Ma per quanto? Lo capiamo subito vedendo questo esempio. Consideriamo un metro quadrato. Un metro quadrato è la superficie di un quadrato, appunto, con il lato uguale a un metro. Quindi un metro quadrato non è altro che un metro, primo lato, per un metro l'altro lato. Ora, se io voglio fare la conversione in decimetri quadrati, devo pensare a questo. Ciascuno di questi metri, quindi questo metro qui, corrisponde, l'abbiamo visto prima, a 10 decimetri. E questo equivale a prendere il nostro quadratino di prima, prendere uno dei lati e dividerlo in 10 parti, no? Ciascuna di queste parti sarà equivalente a un decimetro. Ho preso un metro, l'ho diviso in 10, ho ottenuto 10 decimetri. Ed eccolo qui, un metro equivale a 10 decimetri. L'altra dimensione del mio quadrato, bene, vado a fare la stessa identica cosa. Quindi prendo il mio metro, lo divido in 10 parti, eccolo qui, e vado a ottenere 10 decimetri. Se vado poi a suddividere il quadrato sia in verticale che in orizzontale, seguendo appunto questa suddivisione del mio metro in decimetri, cosa trovo? Otterrò una griglia di tanti quadratini, ciascuno con un lato di un decimetro, cioè ciascuno di questi quadrati avrà un'area di un decimetro quadrato. Ne ho colorato giusto uno per evidenziarlo, non sono andato a disegnarli tutti. Ma quanti saranno questi quadratini? Questi quadratini saranno tutti insieme uguali a un metro quadrato. Quanti sono? Lo vediamo subito in questa moltiplicazione, perché saranno 10 quadratini in questo verso per 10 quadratini in quest'altro verso, saranno 100 decimetri quadrati. Quindi, prima differenza che vediamo nel passaggio da lunghezza a superficie, in lunghezza per andare da unità all'altra si moltiplicava o si divideva per 10 ogni passaggio, qui bisogna moltiplicare per 100, almeno per andare da metri quadrati a decimetri quadrati. Estendendo il nostro ragionamento si può vedere che si deve fare la stessa cosa se voglio andare, che so, ai centimetri quadrati, e quindi 100 per 100, un metro quadrato equivale a 10.000 centimetri quadrati, ovvero questa superficie qui, un metro quadrato, può essere coperta da 10.000 quadratini con un lato di un centimetro. Tutto questo discorso ci serve per introdurre la conversione che è veramente complicata, ovvero la conversione tra le diverse unità di misura del volume. Similmente a come abbiamo fatto prima, possiamo dire che l'unità fondamentale per il volume sarà il metro cubico, o semplicemente metro cubo, simbolo m alla terza. E di nuovo, come abbiamo fatto prima, possiamo elencare i principali multipli e sottomultipli usando i nostri prefissi, ovvero il chilometro cubico, l'ettometro cubico,
il decametro cubico. Vi anticipo subito che questi due verranno usati veramente pochissimo, anzi non si usano praticamente mai. L'unità di misura di base, cioè il metro cubico, e i sottomultipli, decimetro cubico, centimetro cubico e millimetro cubico. E ora vediamo come si fa la conversione, usando lo stesso tipo di ragionamento che abbiamo seguito nel caso della superficie. Cioè, in questo caso non prendiamo ovviamente un quadrato, ma prendiamo un cubo di lato un metro. Ora, noi non abbiamo ancora studiato le formule del volume dei solidi, dei parallelepipedi, dei prismi e del cubo, però intuitivamente possiamo capire che un cubo di lato un metro avrà un volume di un metro per un metro per un metro, ovvero di un metro cubico. Ora, un metro cubico, quindi, come ho detto prima, è dato da un metro per un metro per un metro, e procedendo come abbiamo fatto nel caso della superficie, possiamo pensare di suddividere ciascun lato, o meglio, come si preferisce dire in geometria, ciascun spigolo di questo oggetto in 10 parti, quindi 10 decimetri, 10 decimetri e 10 decimetri, cioè andare a suddividere il nostro cubo di un metro cubico in tanti cubetti di un decimetro di lato. E come si è fatto nel caso della superficie, posso trasformare ciascuno di questi metri, che sono unità di misura di lunghezza, nelle corrispondenti decimetri. Un metro uguale a 10 decimetri, un metro uguale a 10 decimetri, un metro uguale a 10 decimetri, e 10 per 10 per 10 fa 1000. Quindi ora vediamo un attimo se si capisce un po' il passaggio. Nelle lunghezze si andava di 10 in 10, moltiplicando o dividendo. Nelle superfici si va di 100 in 100, moltiplicando o dividendo, dipendendo da quale direzione sta andando. Nel caso dei volumi si va di 1000 in 1000, e questo già vi fa capire che nelle conversioni spesso e volentieri ci troveremo davanti dei numeri o molto grandi o molto molto piccoli, cioè dei numeri decimali con tanti zeri. Estendendo il ragionamento che abbiamo fatto finora, possiamo già capire che a partire da un metro cubo, se voglio andare a convertire in centimetri cubici, dovrò moltiplicare per 1000 per ottenere decimetri cubici, e poi ancora per 1000, ovvero dovrò moltiplicare per 1 milione. Ecco, tutti i ragionamenti che abbiamo fatto finora possono riassumersi in questa scheda. Quindi qui di nuovo abbiamo le nostre unità di misura del volume, e ricordiamo, tutte le volte che si va da unità di misura piccola verso unità di misura grande, dovrò dividere per 1000 ad ogni passo, quindi 1, 2, 3, ogni volta dovrò dividere per 1000, o viceversa, se vado dall'unità di misura grande a quelle piccole, dovrò moltiplicare per 1000. Ed ecco, vediamo subito un esempio per chiudere. Supponiamo di avere una superficie di 0,13 metri cubici. Scusate l'errore. E mi domandi a quanti centimetri cubici essa corrisponde. Dal momento che andiamo da unità a misura grande a una piccola, devo moltiplicare. Dovrò moltiplicare per 1000 per andare da metri cubici a decimetri cubici, e dovrò moltiplicare ancora per 1000 per andare verso i centimetri cubici. Quindi dovrò moltiplicare per 1 milione. 0,13 per 1 milione fa 130.000 centimetri cubici. Come ultimo esempio vediamo il tipo di conversione opposto, ovvero partiamo da una grandezza in millimetri cubici, 270.000 millimetri cubici, e mi domando a quanti decimetri cubici essa corrisponde. Allora io dovrò dividere per 1000 per andare da millimetri cubici a centimetri cubici, e dividere ancora per 1000, ovvero in totale dividere per 1 milione, per arrivare ai decimetri cubici. 270.000 diviso 1 milione fa 0,27 decimetri cubici. Nella prossima lezione vedremo un altro tipo di unità di misura legato al volume, in particolare l'unità di misura della capacità, che si userà nel caso dei liquidi, dei gas e in generale per misurare il volume interno di un contenitore. Vedremo anche come fare la conversione all'interno tra le varie unità di misura e capacità, ma anche tra l'unità di misura e capacità e l'unità di misura del volume che abbiamo visto in questa lezione. Ma per oggi è tutto, arrivederci alla prossima lezione.